Ciao a tutti, orgogliosissima di farvi il video dei prodotti terminati di Makeup, anche perché devo ancora pubblicare la foto e la pubblicherò domani 2 dicembre su Instagram. Sono abbastanza indietro, se vi dico che sono i prodotti di Makeup di ottobre mi ritrovo indietro con tutto. Vabbè, detto questo, festeggiate con me, alzate i calici al cielo. 15 prodotti di makeup terminati, ho battuto il mio record personale e tra l'altro sono contentissima perché nel mese di ottobre, i 31 giorni di ottobre, ho finito ogni giorno un prodotto. Oh, se ci vorrebbe la musichetta degli angioletti, oh, bellissimo, sono contentissima. A novembre mi sono presa un po' di relax, di pausa, perché non mi andava di tartassarmi ancora, però il mese di dicembre ho già due prodottini nuovi che ho messo appena adesso via dentro alla busta. Essere il primo di dicembre con già due prodotti, questo mi fa ben pensare che anche a fine dicembre dovrò registrare un bel video di prodotti finiti succulenti. Inizio, dai, perché sennò sono 15 prodotti, ci impiego una vita e mezza e non vi voglio tediare più di tanto in questa occasione nei video, però voglio condividere con voi il traguardo e fatemi sapere anche voi se avete finito tante cose come me, mi auguro di sì, o comunque se non le avete finite, almeno spero siate riusciti a portare avanti tutti i prodotti che avete nella vostra postazione. Fortunatamente ho il mio quadernino con i prodotti finiti di makeup e skincare sia del mese di ottobre che di novembre, così non mi scappa niente. Della palette di Zelda Bellart, la Makeup Revolution numero 2, Zelda, grazie ancora per avermela regalata, ho finito l'ombretto panna e voi vedrete anche un altro ombretto finito, ma che vedrete nel video dei prodotti di makeup finiti di novembre. Allora, io ho finito quello che era qui, che era il panna, qui c'era quello di transizione, ma lasciate stare, fate come se ci fosse qui, ma nel mese di ottobre ho finito l'ombretto panna, orgogliosissima di averlo finito perché era molto valido, mi piaceva molto da utilizzare nella carta sopraccigliale. È la dupe della NYX 2, ve lo ripeto sempre, fa parte del progetto smaltimento prodotti occhi e labbra del PSP e continuerò a utilizzarla anche senza quel colore e lo attingo da altre palette. Sempre palette, ho finito della Shade & Light Contour di Kat Von D, l'illuminante, quello giallo, se non mi ricordo male. Vediamo subito la lista. Ecco, l'unica cosa che non ho fatto è mettere in ordine di make-up e di skincare, ma ho messo, a seconda del giorno che finivo, il prodotto che proprio ero andata a finire, l'illuminante. Quindi ho finito quello giallo. Voi vedrete altri illuminanti sicuramente, scusatemi, questo qui avevo finito, quello più satinato, ovviamente qui c'era anche quello giallo, ma questo l'ho finito nel mese di novembre, quindi lasciatelo stare. Potrei fare due video in uno, ma non ho voglia di farlo perché nel video di novembre io ho altri prodotti di makeup, quindi l'illuminante che era qui io l'ho finito. Che dire di questa palette? Sapendo che ci sono anche i prodotti rivenduti singolarmente, o almeno c'erano e venivano 15 euro all'uno, alla cialda, sapete che qualche cosa sicuramente in futuro molto remoto potrei prenderlo, ma perché alla fine mi sceglierei io i colori che vado ad utilizzare di più, perché per esempio, sì, con questo io ho un risparmio, perché 15x6 non farà mai 45, questa palette l'avevo pagata 45, però io questo colore qui non l'ho mai utilizzato, e sono 15 euro che sono andati praticamente spesi inutilmente, se pensate che questo prodotto vale 15 euro. Boh, sinceramente, magari quello che ho finito nel mese di ottobre e l'altro illuminante opaco più giallo li riprenderei, ma non adesso. È una palette che comunque vi consiglio perché non è troppo polverosa, però vi fa un bel contouring, almeno io mi vedevo con una bella base quando mi facevo sia con la terra il contouring e poi lo strooming, quindi l'highlighter, anche solo per mettere il giallo opaco sopra le sopracciglia, in questa zona qui, anche sul ponte del naso, mi piaceva molto l'effetto che mi dava. Ho finito finalmente anche questo spray fissante The Sleek di Urban Decay, li ho finiti tutti e due, non ne voglio più sapere perché puzza
puzzano terribilmente. Allora, questo qui ha un PAO di 6 mesi, un quantitativo di 118 ml di prodotto e vengono 28 euro. Scontabile col 20% per fortuna. Però, no, piuttosto vi consiglio il Fix Plus di MAC o il Glam Glow. Cioè, vi consiglio tantissime altre cose che costano meno, tra l'altro. Ma questo proprio per l'odore, zero assoluto, non ne voglio proprio più sapere. Vado con le cose spicce e veloci. Ho finito un burro cacao di Eos, che io metto sempre in questa categoria. Questo qui l'avevo preso a 2,90€ al DM in Austria. Ho scoperto che aprirà il DM a Venezia. Ok. Lasciate stare la mia gioia, cioè non, voi non potete capire. Ieri sono passata nelle vecchie poste a Venezia, quelle a Santa Croce dove c'è la Coop, praticamente l'imbarcadero per il vaporetto 1 e 3 per Murano. Ho visto che era tutto illuminato, che stavano facendo lavori. Vabbè, vado a vedere davanti alla porta, vedo degli espositori, ma sembra un Tigotà, beh, interessante. Aguzzo la vista, c'è scritto Trendy Tap DM. Basta, avrò fatto una smorfissima da meme proprio, ma veramente ero contentissima. Questo è un burro cacao che ho deciso di prendere nel quantitativo da, non c'è scritto, da 4 grammi con un PAO di 12 mesi, perché se prendevo la pallina, tipo, prendevo due di questi, ci risparmiavo 5 centesimi, fate conto. Io comunque ho preferito prendere questo perché andavo meglio per l'applicazione, non mi piace avere un qualcosa a pallina, lo trovo più pratico così in stick. Tra l'altro questo burro cacao l'avevo conosciuto grazie al calendario dell'avvento dell'anno scorso, che vi state riguardando tutti quanti, perché ho visto che nelle tendenze mie dei video più visti nell'ultimo mese il calendario dell'avvento di Douglas è stato visto e rivisto. Sappiate che io non lo andrò più a comprare, ma perché sono io che boicotto il marchio Douglas. E detto ciò, se mi capita, visto che adesso c'è il DM a Venezia che aprirà prossimamente, qualche cosa, quando finisco ovviamente la mia scorta di burro cacao, perché ne ho tanti, andrò a riprenderla. Mi è piaciuto molto molto molto, cioè trovavo un'idratazione buona sulle labbra, non posso dire nulla al contrario. Andiamo avanti con le cose insulse che si rompono. Ho rotto anche, o si è rotta, la spugnetta della seconda confezione del secondo pennello che avevo di Essence. Penso che sia della Winter Glow, questa collezione che io ho i rossetti in cushion. Ecco, mi si è rotto l'applicatore e ne avevo due su due mi hanno fatto ciao ciao, e io dirò ciao ciao Essence a tutti i pennelli con le spugnette. Poi, matita nera per gli occhi. L'ho finita, ho finito quella sberla lunghissima, che era una sberla assurda, di Kiko della collezione limitata. Andavo ancora a Portogruaro a fare il corso del 2014, l'ho finita adesso. Mi è rimasta quella bianca, quella color panna. Questa sono andata avanti nell'ultimo periodo a utilizzarla sempre. Ce l'ho fatta finalmente, l'ho finita, faceva parte di quel progetto che ho, tipo dei prodotti, non del progetto smaltimento prodotti. Chi la dura la vince, anche se era 1,5 km di mina, perché era tipo 1,6 grammi di prodotto, cioè di solito nel commercio le troviamo a 1,2 grammi, questa era 1,6, assurdo. PAO non ve lo so dire, so che era il numero 06, scolorito, ma era il numero 06. Collezione primaverile di Kiko, che era uscita nel 2014. Non vi dico altro, non si può più recuperare, però diciamo che non è stata una matita che così a ricordo butterei via. L'ho amata di più nell'ultimo periodo, quando è entrata proprio nella routine quotidiana di utilizzo, però ecco, non andrei da Kiko a prenderne altre, perché preferisco prendere qualcosa che sia più gelosa. Questa non era proprio gel gel, non era di quelle con la mina morbidissima come piacciono a me. Wycon, progetto smaltimento prodotti. Ho finito l'ombretto numero 06, quello refill, quello cui Zelda diceva, cioè buttalo via anche se ce l'hai sui bordi. Non è neanche più sui bordi, c'è solo la cialda. Io finché non arriva a questa condizione,
Io i prodotti non li posso considerare finiti, come non riesco a considerare finiti i prodotti se ce ne sono ancora all'interno delle pareti delle confezioni di plastica. No, no e no, per me sono ancora pieni, devo proprio scavare fino all'ultima goccia. Se mi seguite in quel progetto smaltimento prodotti, l'ho odiato questo ombretto e vi dico, non prendetelo perché è secchissimo. Ora che riuscite a farci un buco, ad utilizzarlo, ci impiegate tempo, vi si creano tante patine di ossidamento del prodotto sopra, che è una cosa assurda. Ho il numero 05 da provare, inizierò ad utilizzarlo sicuramente con l'anno prossimo, magari adesso buco qualche altro ombrettino così panna che mi è più spiccio e ce l'ho tra le mani prima di iniziare di nuovo ad avere l'affanno di utilizzare questo prodotto. So che è brutto dire affanno, ma sinceramente io i soldi ci ho spesi e non ho assolutamente voglia di lasciarlo lì a marcire. Piuttosto, se so che è stato questo il numero 06, un prodotto non da consigliare, con il quale mi sono trovata abbastanza male, inizia anche suo fratello, magari lui si rifà, magari è più burroso di lui, è molto più facile da utilizzare, ma i refill di Wycon io non li andrò mai più a riprendere. Mini boccetta di Farsali nella confezione bianca che ho utilizzato come primer viso, utilizzato di più da fine settembre in poi, quando le temperature si sono leggermente abbassate. Con il caldo non ve lo consiglio perché vi ungete la pelle. Non mi piace tanto l'apertura di questo, di questa confezione, perché alcune volte si incolla, non è facilissimo da aprire, ha delle scaglie di oro, comunque di foglio dorato, che poi dopo sulla pelle si scioglie col calore, con l'applicazione, e non si vedono. Non pervenuto, nel senso che averlo messo o non averlo messo non hanno trovato nessuna differenza, nel senso che le 8 ore di lavoro la base non mi resisteva, assolutamente no. C'è da dire che posso riscontrare una diminuzione dei pori dilatati, ma quello è stato anche dopo l'utilizzo del primer che ho finito nel mese di novembre, e soprattutto non mi ha fatto mai fuoriuscire brufoli, e quello invece lo posso constatare adesso con un altro primer low cost di Essence che sto utilizzando, che mi sta facendo campo minato. Infatti adesso sto un po' meglio, però negli ultimi giorni ho sempre utilizzato quello, da quando l'ho stoppato vedo che non mi fa più di tanto reazione. Lo devo un po' utilizzare tipo un giorno sì e 5 no, voglio finire quel primer. Comunque no, meglio dell'unicorn, quello color viola, ma no, comunque costa ben 18 euro, la confezione che ha 12 mesi di PAO e 10 ml di prodotto. No, 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 finito. Sì, è il video dei prodotti finiti, è ovvio che sia finito, cioè, ma vabbè. Catrice dell'edizione limitata Vinyl versus Vinyl versus Velvet, ok, troppe V di mezzo. Questo che poteva essere un gloss, un po' di tutto, io sinceramente l'ho pensato proprio come l'hanno detto lui, wet look brows, C01 Vinyl Vision, 3 ml di prodotto con 6 mesi di PAO, è praticamente un applicatore trasparente con scovolino e spugnetta, che poteva essere utilizzata, come c'era scritto qui, per occhi, sopracciglia e labbra. Io sinceramente quando inizio a utilizzare una cosa per le sopracciglia non mi verrebbe mai e poi mai in mente di utilizzarla anche per le labbra. Detto questo, questo non è mai stato un gloss, è stato solo esclusivamente un fissatore per le sopracciglia, che poi si è colorato nel giro di poco. Catrice ha questo difetto che, per esempio, con Benefit, sarà che loro saranno specializzati su questo tipo di prodotti, però noto che il liquido si sporca non così velocemente come questo. Questo dopo un mese era già sporco. Boh, vabbè, comunque in ogni caso Catrice non la prenderò più per le sopracciglia, a meno che non siano le matite. Per i fissatori assolutamente no, piuttosto vado a spendere 1 euro in meno ma prendo di Essence, ecco, che già quello di Essence era meglio. Poi ho finito il mascara di Vivienne Sabot che mi aveva regalato il Beauty di Coco. Questo lo utilizzavo, uno per separare le ciglia superiori e per mettere il mascara nelle ciglia inferiori. Completamente secco, scovolino in silicone con denti fini.
Non amo assolutamente gli applicatori così in silicone, non mi piacciono per niente. Sono orgogliosa di aver finito un mascara perché mi ci vuole una vita e mezza per terminarli. Allora, numero 52. Boh, vedo che c'è scritto mascara volumateur artistic cabaret artistic volume mascara 9 ml di prodotto con 6 mesi di PAO, fatta in Italia ma non è assolutamente rivenduta in Italia, dovete andare in cerca o su Amazon nelle varie, negli vari stati europei tipo Germania, o comunque se voi andate nel sito di Vivien Sabot trovate tipo tutti i link di Amazon dove viene rivenduto o nei negozi o siti internet e-commerce. In Italia ancora io non avevo visto niente, vi parlo di agosto, dopo io non ho più aggiornato la situazione, non sono più andata a farmi nessuna ricerca perché non mi andava poi comunque di andarlo a riprendere. Marchio che si può trovare tranquillamente al Cosmoprof, l'ho visto già da 2-3 anni, però io non mi sono mai avvicinata, boh, perché mi piace sì lo stand ma non mi convinceva più di tanto. Questo mi devo ricredere, mi è piaciuto molto. Al contrario, per esempio, il Beautico Co mi aveva spedito anche una palette con 3 colori che ho, ahimè, dovuto buttare via perché uno era rotto e poi mi aveva tutto intaccato il colore, mi si era rotto, fatalità, l'ombretto nero cotto, e aveva tutto intaccato gli altri colori ed era praticamente impossibile da utilizzare, perciò ho preferito buttarla via. Ecco, magari sulle polveri sarei un po' lì lì, ma per il mascara ve lo consiglio se vi piace quell'effetto ben definito, ben pettinato. Poi ho finito un altro fissatore per il make up, ci ho dato dentro, sempre di Zelda tra l'altro, ho finito il Keep It Perfect, questo qui di Essence, erogatore assurdo perché vi lavate il viso, cioè non è un erogatore che vi fa quella specie di pioggerellina, nebbiolina che vi si attacca sul viso ma non ve lo fa colare. Questo proprio è lavarsi il viso, cioè è mettersi il make up e poi dopo uscire senza perché vi siete completamente lavato il viso, cioè dovreste stare tipo a 2 km di distanza per applicarlo. Quindi applicatore scomodissimo, il fissatore è normale per il prezzo che ha, adesso non so quanto venga perché io l'ho ricevuto in regalo, se dovete valutarlo, magari avete qualche applicatore che potete travasare, travasatelo, comunque questo non andrò sicuramente a riprenderlo. Correttore finito di Astra che avevo preso quest'estate, il Long Stay nel numero 02, sono uscite nuove colorazioni nel sito internet, ero andata a fare un giro pochi giorni fa dopo il Black Friday e situazione totalmente scavato, totalmente prelevato, mi piace di più il numero 02 rispetto che al numero 01, il 01 è troppo illuminante, mentre almeno questo, lo 02, mi ha anche coperto leggermente un po' il mio contorno occhi scuro. Quindi 6 mesi di PAO, quantitativo di non lo so, ma dovrebbe essere circa sui 5-6 ml di prodotto circa, dopo magari nel sito internet è scritto correttore lunga tenuta con un fattore di protezione 15, alta copenza, ve lo confermo tutto. Pensato e studiato per essere un concorrente del camouflage di Catrice, per me è anche mille volte meglio perché quello di Catrice mi seccava terribilmente il contorno occhi, mentre questo assolutamente no. Non so se hanno lo stesso inci, neanche mi interessa perché periodicamente sicuramente questo lo vado a ricomprare, non adesso perché se vi faccio vedere quanti correttori ho qui dentro, vi mettete le mani tra i capelli perché ho i 3 di Nabla che non ho più di tanto utilizzato nell'ultimo periodo, questo che sto finendo di Too Faced della Born This Way, poi dopo ho questo chiuso nuovo mai aperto di NYX, ho un'altra mini taglia, questa qui della Kat Von D, e qui basta, però dopo ho anche Vanilla di NARS messa nelle scorte e i correttori in crema, un pottino della Essence, perciò ragazzi non mi mancano di correttori, quindi è inutile che vada a prenderlo adesso, ma è un prodotto che vi consiglio assolutamente e magari non appena ne finisco 3 o 4 ritorno a prenderlo perché senza non riesco a starci. Poi
Poi ho finito il primer per il contorno occhi, rimaniamo nella stessa zona della Smashbox. Adesso sto utilizzando quello di Becca, che anche quello sta per finire, tagliato completamente, quindi stessa logica di prima: se il prodotto non è tagliato, scavato, pulita, non è finito. Quindi qui ho 10 ml di prodotto con un pau di 12 mesi, mi sembra fosse, o 24, però non c'è, no, 6 mesi addirittura, quindi questo era già scaduto mo di tempo fa, quindi tanto tempo fa. Però, allora, questo lo posso recuperare solo nel sito internet della Smashbox Italia oppure nelle catene Douglas, che, come vi ho detto prima, boicotto, e quindi non lo andrò ultimamente a riprendere, anche perché Smashbox non fa degli sconti nel sito internet, mentre magari da Douglas sì. Però cerco delle soluzioni alternative che non sia questo. Questo non mi è dispiaciuto, ha la caffeina all'interno che vi fa sgonfiare la zona del contorno occhi se avete le borse come me. Non vi attenua più di tanto il grigiore, cosa che invece ho riscontrato di più con quello di Becca. Dopo averlo utilizzato ancora di più, vedo che Becca mi piace di più sinceramente, anche se ha quel pizzicorio del mentolo che mi dà fastidio alle volte. A parte questo, scoprirò altri mondi. È da un bel po' che lo portavo avanti, ne ho utilizzati tanti in passato. Questa sarà tipo la quarta boccetta, terza quarta boccetta che finisco. Non mi mancherà, ecco. Però sapete che se non avete altri marchi che hanno questa tipologia di prodotto, Smashbox vi potete fidare. Bene, poi dopo ho finito l'altra confezione, sarà tipo anche questa terza, quarta che finisco, ovviamente Benefit non me la mandano, ma me la compro io, quando vado a farmi il servizio per sopracciglia vedo che non ne ho, adesso ne ho una in mini size aperta e una full size nuova. Questa qui è il Brow Wow Conditioning Primer, il primer con la cheratina per far crescere meglio le sopracciglia, quando vi fate il servizio, anche per avere meno buchi sulle sopracciglia se le avete tartassate con la pizzetta. Io ho adorato questo primer perché mi ha migliorato tantissimo la situazione, soprattutto dall'attaccatura delle sopracciglia, cioè io avevo le sopracciglia che mi partivano quasi da metà occhio, per quante spinzettate avevo dato, avevo perso diverse ciglia e utilizzando costantemente questo prodotto mi sono ricresciute e ho migliorato la situazione. Infatti io non sto più facendo spinzettamenti mali, se non proprio qui in mezzo oppure sotto, se come nel mese di ottobre non sono andata, quindi ho fatto tipo 2 mesi senza andare da Benefit a farmi le sopracciglia. È un servizio che io vado a fare anche se costa abbastanza rispetto che un estetista, però io mi ci trovo bene e sono anche sicura dei prodotti che utilizzano, tranne l'enne ancora non mi fido da farla perché sapete che avevo avuto uno sfogo, vi parlo di aprile di quest'anno, a causa dell'enne o a causa magari dei prodotti che stavo utilizzando io, e non mi fido ancora sinceramente. Quindi se io l'ho ricomprato e ne ho altri a disposizione nella mia postazione, vuol dire che mi piace molto. E infine la mia gioia, un altro prodotto di make up per le labbra. Sì, ho finito L'Oreal, questo rossetto liquido simil gloss numero 211 Babe In. Osceno. È un lucida labbra alla fine, non vi dura tanto sulle labbra. Mi piaceva il colore perché era un marroncino rosato, non male, anche la profumazione. Ce n'è ancora poco, ma veramente ragazze, non riuscirei a farci neanche un'applicazione, o comunque farei seriamente una fatica assurda ancora a portarlo avanti. Io l'ho anche schiacciato per farlo venire su, basta, ha fatto il suo percorso, la sua storia, l'ho portato avanti veramente quasi un anno ininterrottamente. Basta, mi sembra che sia giunto il momento di cestinarlo, anche perché è super leggero, super scavato. Basta. Li trovate adesso scontati negli stand di Tigotà, non prendeteli perché buttate praticamente o dai 3 o dai 4 euro, se non al massimo 6 euro per niente. Io l'avevo comprato in offerta a lancio novembre dell'anno scorso, 2017, un anno per metterci a usarlo e finirlo.
Ben ciò, con tutti i rossetti che ho io, auguri allora, se tipo ne avrò 300, vuol dire che ci metterò 300 anni per finire tutti i rossetti. Vabbè, non importa, lasciamo stare, comunque sono sicura che ne terminerò altri prossimamente. Sono fusa, non so neanche più parlare. Sì, a parte che mi ci è voluto anche un bel po' perché per parlare di 15 prodotti terminati non mi è mai successo, non mi sono neanche più di tanto divagata. Applauditemi per questo, cioè, ecco, però non credo capiterà più che arriverò a un punto di finire 16 prodotti di make-up, cioè quando mai riuscirò a sorpassarmi 15 prodotti? Devo veramente avere tutte le cose quasi lì, finite, e vuol dire che però il mese prima non ho finito niente. Non so, non so, non so. Nel mese di novembre mi sono presa i miei tempi, mi sta partendo anche la voce. Nel mese di dicembre invece vorrei finire l'anno col botto e quindi proprio anche in questo caso finire 31 prodotti. Vediamo se ce la faccio. Con questo basta, perché il video è lunghissimo, sono a 30 minuti. Non so neanche se lo guarderete tutto, se avrete voglia. Patatine e popcorn ormai quando è finito, ma vabbè. Aspetto di sapere i vostri prodotti finiti nei commenti o se avete fatto il video, linkatemi il video, l'URL, che vado a vedermelo. Un bacione e al prossimo video. Ormai domani perché la luce mi si sta affievolendo e vado avanti a farmi close up, magari, ecco così. Finisco tutta la serie e se ho ancora una buona illuminazione qui sopra il letto metto tutti i prodotti finiti e la pubblico anche su Instagram.